Al telefono con noi Gennaro Pagano, che è il referente per il patto educativo per Napoli. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, salve. Allora, questa è una delle prime risposte e speriamo che appunto poi ne possano seguire delle altre concrete, come mettere assieme quasi, ho letto, 40, forse 50 sigle, associazioni, comitati e soggetti che sono comunque già impegnati sul territorio proprio per contrastare i fenomeni di violenza. Questa è la novità, e si mettono assieme il prossimo 9 di novembre. Che cosa farete, Gennaro? Il 9 novembre è un'occasione importante per incontrarsi, per fare rete e fare alleanza e dire una parola comune. È un'iniziativa che parte dal basso, non capitanata da nessuna associazione in particolare, ma tra tutte quelle promotrici, e che è aperta a chiunque voglia appunto aderirvi. È, direi, frutto dell'urgenza, non più dell'emergenza, ma dell'urgenza di dover affrontare, di dover rimettere al centro della politica cittadina, regionale, nazionale, la questione dell'emergenza appunto educativa, la questione dei minori, la questione di una città, che in modo particolare è Napoli, che ha numeri da guerra. Noi oramai siamo assuefatti a giovani vite che vengono interrotte e spezzate per un non nulla, come una scarpa sporca o per una guerra tra bande. Questo non è più possibile, e non è più possibile che la politica si giri dall'altra parte, non è più possibile che il mondo del terzo settore sia ancora connotato in maniera eccessiva da una difficoltà a cooperare e a fare rete, non è possibile che la società cosiddetta civile non chieda alle amministrazioni ai vari livelli la necessità e non chieda, come dire, non faccia valere il proprio diritto ad avere una città più sicura, più giusta per i propri figli, più attenta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, ecco, Gennaro, soprattutto di quelli difficili. Le parole giuste sono già state pronunciate. I comitati per l'ordine pubblico ne sono stati fatti praticamente uno ogni volta che c'è un fatto molto grave, come quest'ultimo che ha riguardato Santo Romano. E però poi rischiamo di dover andare incontro semplicemente a decisioni tipo il decreto Caivano, no? In cui si è intervenuto per un fenomeno di violenza di altro tipo, ma molto simile al degrado che si esprime spesso in tante realtà, in cui con fatica l'arcidiocesi di Napoli porta avanti il patto educativo, il confronto con scuole e con tutti i soggetti del terzo settore. Sì, è assolutamente così. Il decreto Caivano, con tutti i suoi limiti, è una risposta ma molto parziale, dove l'aspetto securitario non guarda a lungo termine appunto di quella che ho definito urgenza educativa. Per affrontare questo problema occorre anzitutto abitare una mentalità capace di cogliere la complessità. Cioè, il fatto che il fenomeno della devianza minorile è veramente connotato da diverse sfaccettature e variabili che hanno necessità di essere affrontata una per una. È importante affrontare la questione lavoro, è importante affrontare la questione dell'educazione, è importante affrontare la questione della scuola. Fare scuola a Napoli, in alcuni quartieri di Napoli, non può essere la stessa cosa che farla, per dire, nel quartiere Parioli di Roma. Cioè, occorre anche da questo punto di vista qui un cambio. C'è però un'altra cosa che è importante. Ovviamente chi crede nell'educazione è assolutamente contrario alla repressione fine a se stessa, che certo, non porta da nessuna parte, ma non è contrario però ad un'altra urgenza di questo tempo, che è il controllo, che è diverso dalla repressione. Controllare il territorio significa presidiarlo. Noi viviamo in una città che nell'ultimo periodo, da mezzanotte in poi, ha un numero irrisorio di forze dell'ordine, di squadre e di volanti, e che in preda, come abbiamo visto a Corso Umberto, dove è morto Emanuele, in preda a vere e proprie guerre tra gang, tra baby gang, ma che la cui definizione non fa neanche, diciamo, proprio un onore descrittivo al fenomeno. E questo non è possibile. Non è possibile che non si riesce a intercettare il traffico di armi. Oggi per un ragazzo di 15, 14, 13 anni è facilissimo acquistare
una mitraglietta, non una pistola. Certo, e questo è drammatico. Questo è molto grave. E non è possibile neanche, concludo, scuso se sto prendendo tempo, neanche non presidiare i social. Occorre una nuova specializzazione della polizia postale in questo campo della devianza minorile partenopea. Questi si danno appuntamento sui social, si minacciano sui social, dicono e poi fanno attraverso i social. E noi dove siamo? Bisogna saper leggere i cambiamenti, è giusta questa tua riflessione. Noi continueremo nei prossimi giorni fino a sabato, che è appunto l'incontro a Piazza Cavour alle 10 dell'Assemblea per Liberiamo Napoli. Continueremo a sentire i protagonisti di questa importante iniziativa. Intanto grazie a Gennaro Pagano di essere stato